Haka numero 2 aggiungere per primo sul traguardo dopo un prolungato confronto con il marchigiano Giancarlo Falappa sulla bimota numero 77. La gara è stata animata da una serie di spettacolari scivolate che in entrambe le manche hanno tenuto in stato di allerta i mezzi di soccorso, ma per fortuna nessun pilota ha lamentato ferite gravi. Solo l'italiano Tardozzi nelle prove si era ferito in maniera un po' più seria ad una gamba ed ha dovuto rinunciare a prendere il via. Nella seconda manche anche Pirovano, come del resto era capitato nella prima a Falappa, è scivolato all'esterno della curva che segue il traguardo. La vittoria è così andata a Falappa, che ha ampiamente ripagato i responsabili della bimota della fiducia accordatagli. Il nome nuovo del motociclismo italiano, pur penalizzato da una corporatura massiccia, ha dimostrato di non avere il benché minimo problema nei confronti dei più affermati rivali. Sul podio, al secondo e al terzo posto, si sono alternati nelle due manche i britannici Reimer su Yamaha e Barnett su Honda, per cui la vittoria è andata a Reimer, complici le cadute dei due italiani che hanno potuto raggiungere il risultato solo in una manche. Altra prestazione significativa quella del francese Roche, che con la Ducati ha realizzato il giro più veloce senza tuttavia poter finire la manche per guasti meccanici. Il campione del mondo Merkel, alle prese con la sua Honda equipaggiata con le Pirelli, ha avuto difficoltà di affiatamento e si è comunque piazzato al terzo posto assoluto con un quarto ed un sesto posto di manche. Prossimo appuntamento in Ungheria il 30 aprile.